Allora, eccoci qua di nuovo live, vedete inquadrati gli sviluppatori Traderlink che ci presenteranno il VT6, le novità della nuova versione di Visual Trader, sicuramente il programma più utilizzato in Italia per l'analisi tecnica e ovviamente offerto anche ai clienti Direct Assign. Ne approfitto per ricordarvi che nel corso, come state vedendo, di tutta questa giornata stiamo trasmettendo live tutti. Tutto su Facebook, quindi potete seguirci. Allora partiamo con la presentazione di VT6, cloud e tutte le novità in anteprima assoluta su ottimizzazione di trading system e trading automatico. Ho letto praticamente il programma, comunque vedrete delle grosse novità veramente su VT6 rispetto a VT5, me lo confermate, vero? Bene, vi lascio la parola allora, grazie mille. Grazie mille, buongiorno a tutti, ringraziamo Directa per averci ospitato e averci dato la possibilità di presentare il nuovo Visual Trader e le nuove funzionalità. Allora, il Visual Trader, il mio nome è Roberto Regini, qui a mio fianco... Io sono Marco Giovannini, siamo entrambi programmatori di Traderlink, sviluppiamo Visual Trader e tutti i prodotti correlati. Esatto. E, parto io, in questa versione del VT Forum 2017, la vera novità è lo Stratos, che lo presentiamo per la prima volta. Ed è qui il mio collega Marco che ha curato questo applicativo. Però iniziamo da una panoramica del Visual Trader. Il Visual Trader, il VT6, comprende tre servizi nello stesso programma. Le quotazioni end of day, e le quotazioni servizi real time e i servizi cloud. Le quotazioni end of day consta di un archivio storico in locale sul vostro computer, e quotazioni quindi di fine giornata con le candela minima daily, apertura alle 9 e chiusura alle 17.30, e, per cui la compressione minima appunto daily, e il software fa le varie compressioni settimanale e mensile. E una cosa che è sempre stata sottovalutata del servizio end of day sono le graduatorie. Perché quando utilizziamo un programma, il VT Upgrade, per fare l'aggiornamento dell'archivio in locale del programma, quindi tipo alle 18.30 mi collego, scarico i dati di borsa del mercato italiano, per cui ho il software con i dati tutti aggiornati, ma rare volte mi metto a cercare e a navigare in tutti i titoli del mercato italiano per trovare il titolo che magari voglio tradare, e per cui le graduatorie intraday aiutano l'utente a individuare dei titoli, non i soliti titoli che tradiamo, ma aiuta ad individuare i titoli che hanno delle caratteristiche ben specifiche. Le graduatorie intraday sono da questo menu end of day, graduatorie interattive, il primo. Decidiamo su quale paniere farlo, per comodità lo facciamo sull'FPSI. Eccole, queste sono le graduatorie calcolate dal server e aggiornate ogni sera con l'upgrade dell'archivio. Sono strani aumenti quantità scambiate, crescite notevoli o lineari. Ognuna di queste ha una breve introduzione, una breve spiegazione di cosa fanno, come funzionano. Ad esempio, quelle più carine sono i movimenti in trend regolari, quelle più carine per me, perché poi ognuno si sceglie la propria caratteristica in base alla propria metodologia. Vediamo, apriamo la lista, questa è la lista che fa vedere il Visual Trader, apriamo un grafico e vedrete che il Visual Trader vi traccia anche i trend, e per lui, per il server, dai calcoli che ha fatto con le nuove quotazioni, questo titolo si muove in trend regolare. Il secondo è Ferrari e il terzo è Brembo, e per cui possiamo vedere i vari titoli che per il server hanno quella caratteristica.
Ad esempio, possiamo vedere vicini al supporto di trend, vediamo, il primo è STM, perché il titolo, il valore del titolo ieri ha chiuso vicino a questo supporto del trend calcolato, Unipol. Per cui se ad esempio lavoro su mi piacciono i trend, quindi lavoro sui trend, riesco ad individuare nell'intero mercato i titoli che soddisfano questa proprietà. Vicini alla resistenza di trend, quindi mostra i titoli che erano in questo punto, cioè vicini a questi valori, e così ce ne sono tante. Questo permette di focalizzarsi solo su alcuni titoli con queste caratteristiche senza passare l'intero archivio, l'intero mercato. Per l'italiano sono tutto sommato pochi titoli, ma immaginate per l'americano quando un pool di titoli è esagerato. Inoltre, avendo lo storico su disco, è possibile fare anche con la funzionalità di Visual Trader, VT Explorer, delle scansioni anche molto elaborate e molto lunghe direttamente sullo storico e direttamente su tutto il mercato. L'altro servizio sono le quotazioni real time. Con la stessa metodologia con cui si aprono i grafici intraday, possiamo anche aprire i grafici storici nello stesso modo e i grafici real time, quindi abbiamo lo stesso utilizzo. E naturalmente ci connettiamo al server push con le quotazioni in push oppure in pull, cioè il Visual Trader va a leggere le quotazioni e aggiorna i dati in tempo reale. E grazie a Directa, tra l'altro, e con il real time è possibile anche fare trading direttamente dalla piattaforma avendo un conto con Directa, ma questo lo vediamo successivamente. Anche per il servizio real time abbiamo lo stesso servizio equivalente per l'end of day, e cioè le graduatorie interattive. Dal menu real time, graduatorie interattive. Queste sono quelle standard, i migliori, i peggiori, indici italiani, ma se clicchiamo su graduatorie personalizzabili, vediamo che il server ci rende a disposizione queste, che sono molte in parte quelle calcolate anche per l'end of day, ma questi con i dati in tempo reale. In più qualche altra così aggiunta, tipo l'aumento, tipo questo, titoli sui massimi a 20 giorni, oppure titoli sui massimi a 52 settimane, che potrebbe essere utile conoscere perché vuol dire che sono in un momento di particolare, come i minimi sulle 52 settimane e i minimi a 20 giorni. Su queste graduatorie potrebbe capitare di non trovare alcun titolo se non vengono rispettate le caratteristiche. Andiamo a vedere, quindi ci dice che Fiat Chrysler in questo momento è sui minimi a 20 giorni, quindi è in un momento diciamo particolare. Potrebbero quindi verificarsi delle condizioni in cui fare trading potrebbe essere proficuo. Perfetto. Oltre a questo ci sono i vari notiziari, quelli trader link, quelli gli avvisi di diretta, i segnali real time, eccetera. La terza novità, e questa è veramente una novità, è il collegamento con il cloud. Il cloud non è altro che un server 24 ore su 24 collegato su internet, che ha praticamente uno spazio di memoria e un tempo della CPU legato a voi, diciamo, che vi dona in quanto utenti. E questo permette al Visual Trader ai grafici, permette di vedere grafici oltre che dalla piattaforma Visual Trader anche dalla piattaforma, dal Android, da iOS, dall'iPad, addirittura anche dal sito, e adesso vi faccio vedere come. E quindi tenendovi i vostri oggetti, le vostre personalizzazioni oppure anche gli allarmi, e quindi permette questa sorta di vedi ovunque sei. Adesso lo andiamo ad analizzare nello specifico. Allora, il Visual Trader, vediamo qua. Perfetto.
quando avviate per la prima volta Visual Trader viene fuori questa schermata di collegamento in cui dovete inserire l'email del vostro utente e la password, delle credenziali al cloud. Nel caso non le avete, potete crearle gratuitamente attraverso il link Crea nuovo utente. Vi invierà l'email e quindi vi registrate come registrare su un altro software tranquillamente. Una volta premuto accedi, si avvierà il software in modalità cloud. Nell'eventualità che non avete disponibilità, non volete registrarvi, c'è sempre la funzione accedi offline, per cui potete skippare questa cosa, ma le novità cloud, tutti i collegamenti cloud, i modelli, le non saranno quindi disponibili per gli altri dispositivi. Questa è la home accedendo al programma, che vi posso fare vedere anche in tempo reale cliccando questo bottone. In questa schermata potete vedere appunto tutte le cose, i servizi cloud che sono riassunti tutti in questa schermata qua, con gli indici, i vostri preferiti, la mappa del mercato, gli spunti operativi, le ultime news, non solo, borsa, se vogliamo vedere un titolo, le news, la didattica, i segnali, eccetera. Questa stessa schermata la potete ottenere accedendo al Visual Trader, la potete ottenere anche accedendo dal sito. Vediamo. Andando sul sito www.traderlink.it con gli stessi account che vi siete creati nel Visual Trader, potete anche accedere e vedere il cloud anche da qui. Vediamo dov'è. Non c'è. Ok. Vediamo dov'è la. Non c'è. Allora, ti ricordi qual era il sito? Vai. Qui ci dovrebbe essere un box. Vai. In cui chiede: volete collegarvi al cloud? Cliccate qua. Vi chiede utente e password. Perfetto, qui adesso sono in modalità anonima, ma questo è. Vi chiede utente e password e da qui potete vedere la stessa schermata che avete nel Visual Trader. Quindi anche qua con la mappa del mercato, i vostri preferiti, se vi siete loggati avete i vostri preferiti, aprendo i grafici si aprono con le stesse personalizzazioni che avete nel Visual Trader. Quindi il cloud permette ovunque di utilizzare le stesse, di vedere i grafici nello stesso modo, ma anche avere la stessa propria analisi tecnica. Ho fatto l'analisi tecnica su Fiat sul mio Visual Trader, vado sul mio cellulare, sul mio telefonino e avete anche lì, sarà presente l'analisi tecnica. No. Ok. Novità. Vai, fai art. Che siete collegati al cloud, oltre dalla home in cui avete tutti i servizi, lo potete vedere anche aprendo i grafici. Potete notare infatti che qui sulla barra finale ci sono dei marker che il cloud ha inviato e sono le cose più importanti, le segnalazioni più importanti che ci sono su un titolo aperto, in questo caso è Exor. Quindi qua ad esempio ci sarà un dividendi, è previsto il 21/6/2017 il dividendo su questo titolo, oppure ci sono le varie informazioni, le varie news, e quindi avendo il collegamento al cloud potete avere a disposizione anche queste segnalazioni qua. Ad esempio qua ci dovrebbe essere due pattern addirittura. Questo Exxon rialzista è il 4VC. Quindi anche il cloud vi calcola anche i pattern sui titoli e ve li fa vedere. La qualità del segnale, anche questo è un... le stelline sono un metodo di catalogare i vari segnali che il cloud fa al posto vostro. Cioè vi dice: questo segnale per me ha qualità 2 su 5, quindi medio. Segnale enter long, operatività, azioni, compra... giornaliero,
questo è il ranking. Se volete ci sono anche le statistiche, perché appunto il cloud è andato a ritroso nello storico del titolo a vedere dove si è ancora manifestato lo stesso tipo di pattern e ha verificato se nelle occasioni precedenti era andato a buon fine o meno. E quindi qui c'è una panoramica con tutti i grafici eccetera eccetera, qui avete l'equity line, vedete che in questi periodi si è comportato abbastanza bene, ma poi qui ha sbagliato, qua ha sbagliato nuovamente per quello che è stato catalogato come medio. Se vi piacciono i numeri ci sono anche questo, i profitti, il capitale, ma questo soprattutto proprio col drawdown, se siete degli appassionati qui troverete proprio tutte le caratteristiche del pattern identificato in questo momento. Ad esempio questo è un pattern rialzista, andiamo a vedere l'altro che è un PB4C, questo, anche questo segnare long, quindi praticamente sta dicendo quella volta che era l'8 febbraio avremmo visto dal cloud che qui erano presenti due pattern rialzisti e magari non avevano neanche così torto. Perfetto. Allora, torniamo. Benissimo. Oltre che questi segnali, queste cose che si possono vedere aprendo i vari grafici, quindi per ogni grafico avete la vostra lista di segnalazioni, lo potete vedere anche per l'intero mercato, andando sempre dalla home, qui, nei tuoi servizi premium, c'è i vari servizi Candlestick Italia, Candlestick sul mercato USA, Pattern Italia, Pattern USA. Andiamo a vedere ad esempio il Pattern USA, qui abbiamo dei filtri di ricerca, se voglio vedere solo gli ultimi, i vari portafogli, la qualità del segnale, almeno una stella, la tipologia, voglio solo i long, voglio solo i short, e poi per data, per titolo, eccetera. Io mi accontento e vado sul suo default. E qui mi dà la lista dei pattern trovati, quindi abilitati per l'apertura di oggi, sul mercato americano. Ad esempio, apriamo il primo e potete vedere che il Visual Trader vi indica qual è il pattern e anche qua vi dà le specifiche, vi dà le statistiche e quant'altro. E da qui potete vedere i vari pattern sui titoli e qua le spiegazioni in grande. E allora, scusate un attimo, perfetto. E qua tra i servizi premium ci sono anche ad esempio dei servizi che sono curati da dei nostri collaboratori, ad esempio qua potete vedere un indicatore di lapidari, il lapidari sentiment, ma ce ne sono altri che potete provare, è giusto Marco, si possono anche provare, ci sono anche i trading system ottimizzati, eccetera, per cui vi danno le indicazioni, se le ritenete utili vi possono dare delle indicazioni positive per effettuare trading. L'altra novità del cloud è la possibilità di inserire degli allarmi, ma mentre per gli allarmi real time, inserendo un allarme real time da questo menu allarmi locali, aggiungi nuovo allarme, viene inserito un allarme, ma il Visual Trader notifica il raggiungimento del prezzo solo se è collegato e se è collegato, se è avviato e se è collegato al real time. Gli allarmi cloud invece, appoggiandosi sul server in internet 24 ore su 24, aggiungono sì l'allarme ma lo mandano direttamente al server, per cui potete avere la notifica, potete ricevere la notifica anche se non siete collegati col Visual Trader dal vostro telefonino, se utilizzate l'app, sempre iOS o Android, oppure dall'iPad, oppure anche dal browser, venite notificati che il prezzo è stato raggiunto. Qua possiamo vedere, ho fatto una prova, praticamente vi viene la notifica qua delle notifiche cloud, aprendo c'è allarme scattato, questo era su Atlantia, per cui viene notificato ovunque siete, quindi siete al lavoro, non c'è problema, avete l'app attiva, il prezzo viene raggiunto dal titolo,
allarme inviato e quindi potete così essere tempestivi. Se avete fatto la vostra analisi, avete messo quel punto di interesse, potete aprire il Visual Trader o anche da telefonino, verificare se il titolo è tradabile o no, se vi è l'occasione di trading oppure no. Molte segnalazioni c'erano state inviate sul VT5 perché non è così facile fare trading, nonostante che non sia in realtà così complicato, però abbiamo rilevato che gli utenti non riuscivano bene a integrarsi, perché andare a mettere nel tabellone il prezzo, la quantità, poi cliccare sul bottone del tabellone mentre le quotazioni, magari il titolo si sta muovendo in un grafico, vederlo dall'altra, in un'altra parte dello schermo, non era proprio così agevole. Per cui abbiamo inserito nel nuovo Visual Trader il pannello di trading, lo potete vedere qua in una preview, e tra l'altro ve lo posso far vedere anche in tempo reale. Ok. Lo potete trovare aprendo i titoli real time. Se il titolo è tradabile, avete questa linguetta gialla, la cliccate e si attiva il pannello di trading, dove potete fare compravendi avendo sotto mano il grafico. Qui potete mettere il prezzo, la quantità e quindi clic, l'ordine viene inviato a Directa, perché Visual Trader è collegato al conto Directa, diciamo, non può tradare su altri conti, dovete essere in possesso del conto Directa, e allora questa funzionalità è attiva. Compra, vendi, la tua lista degli ordini, se ci sono, per avere lo storico degli ordini sul titolo, eccetera eccetera. Se fare trading non era proprio così complicato nel VT5, vi sfido a mettere uno stop, era veramente complicatissimo. Per questo abbiamo quindi attivato subito qui vicino al bottone compravendi un selettore in cui c'è la possibilità di attivare subito lo stop classico o il trailing stop. Lo posso già attivare, ad esempio, anche se non sono in questo momento dentro il titolo. Qui c'è la mia distanza dal prezzo d'ingresso, perché questo è lo stop classico, quindi decido che percentuale di distanza ottenere, e nel momento in cui decido di entrare, quindi compro o entro sia long che short, viene in automatico inviato in macchina l'ordine di stop condizionale. Per cui se anche non è il Visual Trader che manda lo stop nel caso il titolo raggiunga quella condizione, è proprio già messo in macchina. Se ti posso interrompere un attimo, perché questo funziona anche se l'ordine l'avete inserito in una delle altre modalità che ha Directa. Ad esempio, se avete inserito un ordine condizionato sul loro sito e l'ordine va a mercato e voi qui avete impostato che se siete in posizione il Visual Trader deve gestirvi lo stop, a quel punto, non appena l'ordine va a mercato, noi ci interfacciamo con Directa per aggiungere lo stop. Lo stop che, come vi diceva il mio collega, è configurabile con questo parametro distanza iniziale, ma anche trascinabile con il mouse se non vi va bene quel parametro lì, oppure completamente automatizzato nel caso voi scegliate il trailing stop, che è una novità che abbiamo introdotto qualche mese fa con la prima beta di VT6, ed è uno stop ad inseguimento di tipo adattivo che dovrebbe adeguarsi, dovrebbe, lo fa, si adegua al prezzo del titolo man mano che il titolo quota, seguendolo se sale o bloccando il trade nel caso stiamo rilevando una perdita. Ed è facile, perché basta, come avete visto, attivare quella spunta e non appena io vado in posizione su Fiat, su una FCA, avrò la gestione dello stop e sarò protetto, anche se nel frattempo me ne vado al mare. Allora, il trailing stop è stato provato, l'abbiamo messo diciamo sotto torchio. Abbiamo provato ad utilizzarlo, quindi a lasciarlo attivo, con un trading system
che comprava e vendeva in automatico, random. Quindi il trading system diceva il punto d'ingresso e lo stop doveva essere bravo ad uscire in modo efficace. E quindi l'abbiamo lasciato girare. Questo è un esempio, purtroppo l'immagine è un po' piccolina, è un esempio di cosa è successo. Esatto, praticamente il visual trader manda l'ordine, una volta entrato manda l'ordine di stop a diretta, quindi è in macchina, eventualmente se la connessione si disconnette, succede qualcosa, comunque l'ordine è in macchina. Alla creazione della nuova candela il visual trader non fa altro che adeguare il livello di stop al nuovo calcolo, per cui qua potete vedere, anche se purtroppo in piccolo, i vari livelli all'avanzamento delle candele, i vari livelli dello stop che avrebbe avuto. Quindi questa è stata una condizione positiva e lo stop l'ha fatto uscire a questo livello qua. Questa sarebbe stata comunque una cosa positiva e lo stop l'ha fatto uscire qui. Ad esempio qui, non lo vedete, ma il 3D System l'ha fatto acquistare, l'ha fatto entrare sempre long in questo punto qua. Il Traderling Stop cosa ha fatto? Al passare delle quotazioni si è sempre più avvicinato fino a che l'ha fatto uscire qua. È chiaro che non fa i miracoli, però cerca di limitare, anche in condizioni sfavorevoli, cerca di limitare al minimo le perdite. E l'algoritmo sfrutta, oltre, praticamente è come un trailing stop, giusto? Esattamente, sì, è un trailing stop che però, anziché seguire il titolo ad una distanza che è sempre uguale, modifica questa distanza in base a quello che sta facendo il titolo. Esatto, con la volatilità, le variabili sono volatilità, sì, tempo le dall'ingresso. Sono diverse, perché il bello di fare questi conti, di far farli a un computer, è che può prendere diversi fattori e unirli tutti quanti, ma sono la volatilità del titolo, qua, se il titolo sta salendo o scendendo e con quale input lo sta facendo, quindi la sua varianza. Bravo, esatto, la volatilità. Perfetto. L'altra grande novità è il trading automatico. Finalmente riusciamo anche noi ad applicare un 3D system e a mandare i segnali direttamente in macchina e far fare a lui. Sempre dal pannello di trading, come vedete, andiamo nella modalità tipo di trading automatica e qua avrete l'opzione per scegliere il trading system. Quindi scegliamo dalla nostra lista di trading system il nostro trading system che sappiamo che funziona benissimo. Sì, sì. Perfetto. E è sufficiente attivarlo che il trading system inizia a inviare quindi gli ordini, i segnali, tramutarli direttamente in ordini. Qua decidiamo la quantità in cui vogliamo esporci e quindi facciamo attiva e il programma funziona da solo. Allora, potrebbe non essere attiva, nel senso, nel momento in cui andate qua da manuale ad automatico, potrebbe esserci un messaggio che dice che Directa vuole essere informato del fatto che fate trading automatico. C'è un bottoncino, se siete collegati col conto, cliccate lì, Directa solo la necessità di essere informati che fate questa operatività, niente altro. Una volta che confermate sulla pagina del conto di Directa, la notifica viene data a Visual Trader e Visual Trader quindi vi lascia accedere a questa schermata per poi scegliere il 3D system e iniziare con l'operatività. Se siete interessati su questo aspetto, più tardi al nostro stand Traderlink, credo intorno alle 2:30, verrà Davide Biocchi a spiegare bene come far funzionare i trading system automatici. Ci ha aiutato nell'ultimo periodo anche a spese sue, mettendoci dei soldi veri, a testare questo sistema. E benissimo, direi che possiamo passare a presentare lo Stratos.
Sempre parlando di trading system, la novità che presentiamo a IT Forum quest'anno è lo Stratos, che in verità non è una gran novità perché noi lo stiamo usando internamente già da diverso tempo, ed è il motore che è il motore che in verità sta già muovendo tutti questi servizi che Roberto molto velocemente vi ha fatto vedere. TS ottimizzati, Italia, USA, Pattern, sono tutti sistemi che sono gestiti lato server dallo Stratos, e dalla prossima versione di Visual Trader abbiamo deciso di dare questo strumento anche a voi utenti, se vi volete un attimo cimentare con queste cose. Quello che cos'è lo Stratos? Lo Stratos è un programmino, un modulo indipendente che forniremo con la prossima versione di Visual Trader. Non ha strettamente bisogno di Visual Trader per essere eseguito, lo potete eseguire anche se non usate Visual Trader, semplicemente lui rimarrà in esecuzione e vi farà la scansione in end of day di un numero qualunque di trading system rispetto ad un qualunque paniere che avete. Quindi se volete testare uno o più trading system, che so, sull'intero mercato americano, lo Stratos lo può fare. Mentre invece, se siete interessati più a vedere come lavora un trading system su un titolo real time, al momento abbiamo per forza di cose dovuto mettere un blocco per farvi lavorare al massimo su un trading system su un titolo, perché altrimenti ci sarebbe stato da scaricare giga e giga di dati da internet. Lo Stratos è in grado di ottimizzare i parametri del vostro trading system. Non so se lo sapete, ma voi avete principalmente due modi per scrivere un trading system. O, per così dire, scolpendolo nella pietra, cioè dicendo, ok, io utilizzo un incrocio di medie mobili e la prima media mobile ha 20 periodi, la seconda media mobile ne ha 50. Così ho scritto e così è. Oppure lo potete fare in modalità parametrica, cioè ogni volta che applicate il trading system su un nuovo titolo, Visual Trader vi chiederà, bene, quanti periodi usare per la prima mobile, quanti periodi usare per la seconda media? Ecco, lo Stratos è in grado di prendere questi parametri e eseguire tutte le combinazioni possibili da un valore minimo a un valore massimo che voi definite, con step incrementali che voi definite. Ad esempio, io voglio vedere questo trading system con le medie che vada da 30 a 50 in step di 1 a 1, e lo Stratos vi eseguirà il trading system su, ad esempio, Fiat con parametro 30, parametro 31, parametro 32 e così via, e una volta che ha finito ricomincerà con Eni, ricomincerà con Generali, fino a quando non vi farà vedere una schermata simile alla seguente con tutto l'elenco di tutte le possibili combinazioni trading system, titolo, parametri che avete impostato. In questo caso non so se riuscite a leggere, mi sono lasciato un pochino prendere la mano e qui ho eseguito una ventina di trading system sull'intero mercato americano con quei parametri lì, e ho praticamente generato 16.800.000 risultati, combinazioni. Lo Stratos, sono abbastanza fiero di dirlo che è riuscito a calcolarli tutti, anche se ci ho messo una settantina di ore, ma mi sono trovato con questa finestra di risultati con 16.800.000 righe. La finestra è, se siete abituati a lavorare con Excel, è molto simile. Avete i dati incolonnati per profitto, fattore di profitto, eccetera. Questo poi sarà configurabile. Li potete ordinare, li potete filtrare e per scremare, togliere tutti i titoli che non vi interessano, vedere solo quelli che hanno certi valori che rientrano nel vostro range. Ma quello su cui vorrei farvi notare è questo sistema di, che noi chiamiamo il sistema di stellaggio, è la stessa cosa che c'è sul cloud, ed è un sistema che abbiamo introdotto per definire velocemente quando un trading system è buono o quando non è buono. Il problema è diventato a questo punto definire che cos'è un buon trading system.
Di certo un buon 3D system è un 3D system che ci porta profitti, perché un 3D system che lavora e non ci porta a casa il pane non è una cosa che vogliamo considerare. Però ragionandoci abbiamo identificato almeno altre quattro caratteristiche che un buon 3D system dovrebbe avere. Il primo è la costanza nei suoi rendimenti, perché avere un 3D system che ti guadagna 300 euro e poi 0 e poi 0, o un 3D system che te ne guadagna 100, 100 e 100, è vero che tutti e due hanno guadagnato 300 euro, però personalmente io considero migliore il 3D system che mi ha comunque sempre portato a casa un risultato congruo, quindi 100 euro, 100 euro, 100 euro, piuttosto che quello che mi ha fatto 300 una volta e poi più niente, perché potrebbe essere stato benissimo un colpo di fortuna, per così dire. Allo stesso modo mi interessa vedere che il 3D system sia preciso nelle sue decisioni, il che vuol dire che se sono in una situazione di trend e il 3D system mi sbaglia una volta e mi va contro il trend, e poi mi sbaglia un'altra volta e mi va contro il trend, mi sbaglia una terza volta e va contro il trend, io il 3D system lo prendo e lo tiro nel bidone. Quindi ho interesse ad avere un 3D system che mi faccia un buon numero di trade vincenti consecutivi e un basso numero di trade perdenti consecutivi. Allo stesso modo voglio che un 3D system, quando si trova in una situazione di mercato che non è quella che lui si attendeva, non sia un po' testardo e continuare a rimanere lì dentro fin quando io non ci ho rimesso buona parte del mio capitale. Voglio un 3D system che si accorga e che abbia una gestione, una buona gestione dello stop, al limite utilizzando il trailing stop che abbiamo visto prima, che adesso l'abbiamo messo anche come istruzione del 3D system, per cui basta mettere come prima riga install trailing stop ed ecco che non mi devo più preoccupare di gestire lo stop nel mio 3D system, lo facciamo noi in automatico con l'algoritmo che abbiamo descritto prima. Per concludere abbiamo anche ragionato sul fatto che un 3D system deve essere in qualche modo prudente, cioè va bene, mi ha portato dei grossi vantaggi, ma per portarmi quei vantaggi quanto ha rischiato? Cioè io per guadagnare quei 100 euro ho rischiato 10 euro o ho rischiato la casa? Perché la cosa è diversa, se ho rischiato 10 euro e ne ho portati a casa 100 sono molto felice, ma se ho portato a casa 100 euro e ne ho rischiati 100.000 anche no, grazie. Siamo d'accordo? Per concludere vorrei farvi vedere questo nuovo report che abbiamo inserito in Visual Trader e anche nel cloud, che vi fa vedere con questa grafica diciamo a bersaglio le caratteristiche che hanno comportato il calcolo in questo caso di 5 stelle, che è il massimo che diamo ad un 3D system. Questo lo vedete anche nello Stratos ed è comodo perché quando avete quei 16.800.000 risultati voi potete fare semplicemente freccia giù in cerca di un bersaglio completamente pieno. Se avete qualcosa del genere avete fatto centro, diciamo. Poi è chiaro che nessuno predice il futuro, ma quantomeno nel passato questo 3D system si è comportato estremamente bene. Questo per esempio è stato il migliore di quei 16.800.000 che vi facevo vedere prima ed è uno dei tre sistemi di Bollinger che descrive nei suoi libri, e in questo caso su Lennox International, con i parametri che non sono stato a salvarli perché mi sono dimenticato. Però questo può essere applicato a qualunque 3D system. Ad esempio, una cosa che vi accenno, anche se forse un po' prematura, Directa prossimamente comincerà a vendere un servizio che è gestito da Giovanni Trombetta, non so se voi l'abbiate mai sentito nominare, è un servizio che si chiama Gandalf Project ed è un sistema di 50 3D system che lavorano su 50 titoli ed è stato stretto un accordo con Directa per cui chi si abbona a questo servizio riceverà tramite il nostro cloud i segnali dei 3D system di Trombetta. Con questo ad esempio è uno dei suoi 3D system che ha guadagnato, insomma, negli ultimi 3 anni ha guadagnato circa 11.000 euro investendone 20.000, quindi non è neanche un 3D system per niente malvagio. E la particolarità dell'interfacciamento con Directa sarà che
direttamente nella notifica voi potrete dire sì, ci credo, voglio seguire questo segnale, e con un semplice clic potrete mandare l'ordine a mercato con le sue condizioni. Sono tutti ordini condizionali, per cui compra se c'è un breakout sui massimi, oppure molti trading system lavorano in reversa, però semplicemente dalla nostra interfaccia cloud, con la pressione di un bottone, voi potrete tramite il vostro conto diretta andare a mercato. Cloud, che vi ricordo, è gratuito per tutti, ma l'interfacciamento con Visual Trader per chi di voi ha già il conto diretta è già gratuito, cioè voi semplicemente per avere il fatto di possedere un conto diretta potete già usufruire di Visual Trader, potete già collegarvi al cloud, basta semplicemente che vi registrate con un indirizzo email.